Buon mercoledì sera, grande studio per festeggiare la chiusura dei gironi di qualificazione della Champions, che hanno regalato agli amanti del nerazzurro l'unica verità, che l'unico nerazzurro che funziona è quello dell'Atalanta, anche se loro vogliono farsi chiamare neroblu, perché l'altro nerazzurro, compreso Di Condottiero, ha fatto veramente pena, perché in una squadra e in una partita apparecchiata per essere portata letteralmente all'ottavo di finale, è riuscito l'incommensurabile Conte a perdere 2-1. Buonasera Angelo Pollina, ben trovato. Buonasera Giorgio. Una presentazione tutta per te. Roberto Benedetti, è un piacere che tu, dopo aver disintegrato il Bologna, ci venga a trovare anche di mercoledì. In previsione di disintegrare il Sassuolo. Questa parte dello studio è ancora più ricca perché abbiamo Massimiliano Martini. Ciao Max, grazie. Ciao, buonasera. Claudio Vannacci, per me è un onore ospitarti, caro direttore. Michele Tossani. Grazie Giorgio. La gabbia di Orrico.com. Buonasera a tutti. Michele, Claudio, non svelo nulla se parlo della tua fede calcistica? È uno stigma che mi porto dietro. Beh, per cui sei interista. Ecco, sì. Aggiungi, togli, correggi qualcosa della prolusione? No, diciamo, io non credo che l'Inter però l'abbia persa ieri sera la Champions League, perché insomma è vero che era un Barcellona rimaneggiato. Io dico la verità, fra il centrocampo del Barcellona di ieri e quello dell'Inter di ieri avrei fatto volentieri a cambio, e forse anche il fatto di avere tanti giovani canterani in squadra ha fatto sì che probabilmente il Barcellona non era appagato sicuramente ieri, e quindi forse aveva perso un po' di tasso tecnico, un pochino di classe nel giocare, ma la grinta e la voglia di vincere e di fare bene probabilmente era maggiore rispetto forse anche a avere una formazione titolare. Prima di farti replicare da Angelo Pollina, vi ricordo e vi faccio salutare colei che gestisce tutti i vostri messaggi, tutti i vostri modi di entrare in collegamento con noi, Martina Fanciullacci. Ciao Marti, benvenuta. Ciao Giorgio, grazie, benvenuti a tutti. Potete contattarci e scriverci in diretta tramite SMS o WhatsApp al numero 342 17 19 71 871, o tramite mail a tuttogol@toscanatv.com. Grazie. Angelino Pollina, eccomi. Chi ha fatto più piacere? Sì. Ti ha fatto più piacere la qualificazione dell'Atalanta o più dispiacere l'eliminazione dell'Inter? Mi ha fatto più dispiacere l'eliminazione dell'Inter. Ma non ci credo nemmeno. No, te lo spiego per Conte, perché ormai faccio questo tipo, se mi dai 30 secondi questo ragionamento. Tutta sera. Siccome io ritengo Conte uno dei più grandi, però devo anche rivedere, perché penso sia la persona intelligente, rivedere anche le posizioni. Conte purtroppo si porterà un'etichetta infernale che non è buono in Europa. O vince l'Europa League ora? Esatto, ci arrivo. O vince l'Europa League per levarsi questa etichetta, se no gli rimane questa etichetta addosso, che è andato in Inghilterra, ha preso una squadra settima e ha vinto il campionato, è venuto in Italia, ha preso una squadra ottava, ma della Juve ha vinto il campionato, Coppa Italia, però è andato fuori. In semifinale, vorrei ricordare, col Benfica, ha voluto fare 103 punti, cosa che ha fatto ieri con l'Inter, mettendo l'Inter a tavoletta, sapendo che ha una squadra di 12 giocatori, l'ha ammazzati, l'ha finiti, dice giustamente l'amico ieri con centrocampo, non c'era centrocampo, l'Inter ieri giocava senza centrocampo, si giocava in 9 l'Inter, perché? Cioè Borja Valero. Chi? E vicino sono due giocatori. Chi? Borja Valero. E vicino sono due giocatori. Per decreto ministeriale. Già ancora? Possano solo portare le borracce del tè, perché sono ridicoli. Perché solo chi sosteneva che Borja Valero è un grande giocatore, io da anni dicevo, ma veniva da una squadra che andava in Serie B e poi non potesse mai un grande giocatore, l'ha preso l'Inter abboccando su questo. Ma non sono mai grandi giocatori, perché traccheggiano, sono lenti, perdono la palla più, in continuazione. Più, non e chiaramente più, ieri si è trovato questi giocatori senza centrocampo, con tra l'altro, ho visto che il Borussia Dortmund ha fatto anche una richiesta all'UEFA, perché nel calcio c'è da dire che bisogna mettere le squadre migliori o meno, ma ieri Barcellona ha messo 8 ragazzi della cantera, questo è anche antisportivo, al di là che poi ha vinto uguale perché l'Inter è schiantata, e sono sicuro che il mio amico Conte domenica a Firenze prenderà una sfaltata, perché la squadra non c'è più. Cioè, palla avanti alle due attaccanti che sono molto forti, però il centrocampo saltato completamente. Non c'è il centrocampo. Ieri dalla difesa in avanti. Poi aggiungo e finisco, siccome quest'estate qualcuno ha parlato che i tre difensori dell'Inter sono più forti del mondo o meno, una cosa fare le squadre con le figurine, una cosa fare le squadre con i giocatori. Perché è chiaro che Godin è un grosso giocatore, è chiaro che gli altri due centrali sono buoni, non grossi giocatori, quegli altri sono sopravvalutati perché hanno giocato nella Lazio e una squadra slovacca. Però siccome sono sopravvalutati, li vogliamo pompare, quegli altri non sono. Godin è un grosso giocatore, Godin è abituato a giocare a 4, a 3 in quel modo è una difesa ridicola quella dell'Inter.
Cioè mi fa piangere perché sono tre grandi giocatori e un grande portiere. Questa è purtroppo l'Inter, che in Europa è arrivata sfiancata, sfinita. Ieri è stata ridicola. L'unica, e finisco nota, in Europa, perché noi abbiamo dato una lezione oggi con l'Atalanta, come si fa un calcio. Una partita, una squadra che nelle prime partite aveva zero punti, ha ribaltato la situazione, giocando un grande calcio, così come in Napoli di Ancelotti, che per la prima volta porta in Napoli agli ottavi, facendo un grande torneo e asfaltando i campioni d'Europa del Liverpool, sia all'andata 2-0, sia al Liverpool 1-1. Questo credo che fa merito al calcio italiano. Ciò nonostante, se Lukaku la mette dentro quando è il momento, forse le cose vanno in maniera diversa. Non è Icardi Lukaku. Icardi ha fatto 11 partite, sì. 15 gol fra Coppa e Campionato. 11 partite, sì. Non giocando titolare, giocando 20 minuti, anche stasera ha fatto gol. Cioè, non è Icardi. Nei 15 metri, Icardi è il più forte giocatore al mondo che c'è. Dopo Pippo Inzaghi. Forse anche più forte. Roberto Benedetti, più notizia l'Atalanta, più notizia l'Inter? Ti ha sollecitato più sensazioni? Allora, se ieri sera avessi dovuto giocare prima della partita, puntare, vai. Termine ittico. Avrei detto Inter fuori, Atalanta dentro. Ah sì? Già ieri sera? Già ieri sera. Perché? Perché Angelo mi aveva convinto domenica scorsa che l'Inter era arrivata. Mi aveva convinto, anche se però il timore che avevo è che il Barcellona facesse un po' come la Lazio 5 maggio. Difatti ha fatto uguale, il famoso 5 maggio. Vinse la Lazio, ha vinto il Barcellona. E la Lazio gliel'aveva apparecchiata l'Inter. Come? Il famoso striscione. Certo. Oh no! Quello che avevano messo fuori i tifosi della Lazio per l'Inter. Comunque, a differenza di quella partita che io ricordo bene, ieri sera l'Inter ha avuto anche tanti episodi sfavorevoli, questo bisogna dirlo, insomma, bisogna dirlo obiettivamente. Qualcuno è al limite. Conte dice che le scuse sono dei non vincenti, decidiamoci. No, va bene, ieri sera non l'ha detto. Però ieri sera ha detto vince chi fa gol, sì. Noi ne abbiamo fatto uno solo, gli altri ne hanno fatti due. È stato Claudio, onesto anche su questo. Bisognava Però è mancata, secondo me, l'Inter non solo a centrocampo, che voglio dire, a Barcellona gli mancava tanto il centrocampo, perché gli mancava De Jong, gli mancava Busquets, voglio dire, tutto il centrocampo. Hanno giocato a parte, il centrocampo di ieri, se lo portiamo in Serie A, probabilmente qualsiasi squadra, siamo d'accordo, ma di quelli divertici. Però la cosa, secondo me, che mi ha in qualche modo impressionato in senso negativo dell'Inter ieri sera è stata anche la fase difensiva, perché il secondo gol Skriniar ce l'ha all'anima, sì. Magari non batte. Godin è stato sfortunato sul primo, sì, perché bene, ha anticipato, ma quello si è messo, più che un errore, si è posizionato male, però aveva anticipato. Si è posizionato male, però l'ha toccata male. Sì. Però Skriniar bisogna che contratti, non che si scansi sul secondo gol, c'è poco da fare. Sì, si è proprio spostato. E questo bisogna sottolineare. L'Atalanta, io sono contento che vada avanti. Anche io. Sono contento, perché così poi si finisce in campionato, arriva stanca e il Milan la richiama. Vedi che ci sono tutti i ragionamenti, ci sostieni che la Juventus non vince più nulla, però domenica sera arriva un Inter stanca. Michele Tossani, tu che per tutto questo girone di qualificazione hai dato i voti agli allenatori, voti finali sul podio, numero uno? No, ma di quelli italiani? Degli allenatori italiani? Numero uno, direi l'impresa che ha fatto è stata sicuramente quella di Gasperini. Fra l'altro ricordo che tanti esperti, tra virgolette, espertanza, anche in queste sedi, dicevano che l'Atalanta così non poteva giocare, doveva giocare più Guardinga, doveva fare la difesa del catenaccio. Invece, rimanendo fedele al gioco che li ha portati in Europa, alla fine Gasperini ha avuto ragione e ha passato il turno. Quindi di rincorsa, quindi Gasperini sicuramente ha fatto un'impresa, ha preso una squadra provinciale e l'ha portata a passare il turno. Fra l'altro, per la prima volta nella storia della Champions, agli ottavi di finale sono rappresentati solo 5 paesi e sono i 5 top campionati europei. Sì. Quindi sono le squadre: Italia, Germania, Inghilterra, Spagna e Francia. Poi Francia con Lione. Quindi la dimostrazione che comunque i soldi contano
al di là delle squadre che sono passate, i campionati che fatturano di più sono quelli che poi mandano le squadre in avanti nella competizione più prestigiosa. Per quanto riguarda l'Inter, podio numero 2? Ma direi comunque Sarri ha vinto il girone in... Anche stasera ha vinto 2-0, nell'allenamento facile, del mercoledì. Ha vinto in scioltezza, non lo metto al primo posto, comunque ha dominato nel suo girone, ha dominato l'Atletico Madrid, non lo metto al primo posto solo perché la partita di andata, il pareggio anche laggiù, è stata una partita che la Juve poteva vincere tranquillamente. Quindi direi al di là di quello è stato la... Non lo metto al primo posto perché Gasperini oggettivamente ha fatto un'impresa. Sono terzo, due che sono passati. Terzo Ancelotti. No, Ancelotti. Ah sì, Ancelotti perché comunque ha passato il turno e in fondo purtroppo ha messo Conte. Secondo me perché Conte... Purtroppo? Perché purtroppo? No, nel senso comunque secondo me, sono d'accordo con Angelo, e Conte è un grande allenatore. La partita di ieri si può leggere, bisogna vedere, come diceva Nietzsche, no? I fatti sono... Sì. Sono stupidi, bisogna dare interpretazione, perché anche il Barcellona bisogna vedere, no, dico come va letta la partita, perché comunque qualcuno può dire che il Barcellona ha messo una squadra forte, comunque i centrocampisti erano forti, i centrocampisti potevano giocare in Serie A, però dall'altra parte c'è da dire che la partita era apparecchiata per il passaggio del turno. Allora, sì, Conte ha sbagliato comunque, sul giudizio, ma cosa ha sbagliato? Soprattutto nei cambi. Sul giudizio pesano più però le partite precedenti. Pesa sicuramente, no, ma dicevo ci sono dei pro. Quella di ieri sera gliel'avevamo un po' servita su un piatto d'argento. Che lo stia dicendo. Ci sono però dei pro. C'erano attenuanti del centrocampo e tutto quello che vogliamo. Poi degli errori individuali. Bisogna vedere come la si vuole interpretare, perché comunque se Lukaku non si mangia quei due gol davanti al portiere, ecco, è chiaro che la qualificazione non è stata persa lì. A Conte semmai si può imputare l'errore dei cambi, perché quando ha messo dentro Lazzaro e Politano non li doveva mettere a piede invertito, perché a quel punto la squadra era spompa, doveva solo buttare palloni nel mezzo e quindi doveva mettere il destro a destra, il sinistro a sinistra e buttare palla nel mezzo. Poi, però mentre chiacchieravate resto... io ho riavvolto il nastro della memoria e le tue dichiarazioni e ho incominciato a incasellare con l'Italia fuori, con la Germania ai rigori. No, con l'Italia fece un miracolo. Con Pellè, con quei giocatori che ci aveva davanti, ragazzi, ha battuto la Spagna e doveva darci 4-5. Non siamo quelli che dicono che il risultato non è importante, ma è tutto? No, il risultato è tutto, ma bisogna vedere anche le prospettive che Gallina, di partenza. Quello Gallinella non mi interessa. Ha sbagliato i 9 rigori, abbiamo nel sbagliato. Panini il nono rigore. Scritto, Italia eliminata ai rigori dall'Europa, dalla Germania, allenatore Antonio Conte. Sì, ma bisogna nel vedere. Panini c'è scritto Inter eliminata alla qualificazione, allenatore Antonio Conte. Sì. Nel Panini c'è scritto Chelsea o chi caspita era Chelsea. In Inghilterra, eliminato allenatore Antonio Conte. Tre Juventus episodi, eliminata con la Istanbul. Eliminata a Istanbul, allenatore Antonio Conte. Juventus eliminata con la finale a Torino dal Benfica. Sono un pochino più di indizi che fanno una prova. Ma io dico, infatti Angelo ha detto la patente europea non ce l'ha. Allora smontiamo il mito. Poi oltretutto la nazionale è tutto un altro paio di maniche. Allora, secondo me il risultato è chiaro che è la stella polare, però bisogna anche vedere in proporzione a cosa? A quelle che sono le ambizioni e le possibilità sono della rosa di d'accordo con te, Bada Michele. Detto questo, è chiaro che Conte ad oggi dimostra di avere non reggere le due competizioni. Michele, io sono d'accordo con la tua analisi, ma c'è un fatto che ti rimane un'etichetta, perché nel calcio come nella vita, l'etichetta è già da oggi giornali. Conte non è buono per l'Europa, perché non puoi, cioè un grande allenatore devi sapere anche quando rallentare, risparmiare energie. Lui ha messo la squadra a tavoletta sapendo che non ha un organico per mettere a tavoletta, è arrivata con la Roma col fiato lungo, ieri sera che gli hanno apparecchiato un allenatore un pochino più tranquillo, non agitato, sta dietro, aspetta il momento, gli fai un gol, ti chiudi l'anno, ma prendi comunque ragazzi, perché ragazzi poi cosa gli fai? Gli dai una carcagnata fatta bene, perché nel calcio è questo. Ragazzi, gli dai una carcagnata, smetti di giocare, no? Perché così ha fatto così, questo è il calcio, se no pensiamo alle lucciole, no? Comunque l'episodio, dicevi te, è vero che Lukaku ha sbagliato, però il Barcellona ha sbagliato un gol del 2-0 che era più clamoroso. Ma la qualificazione di non l'ha persa ieri. Cosa? Diciamolo, la qualificazione non l'ha persa ieri, la qualificazione l'ha persa la prima partita con lo Slavia. Nella gestione delle partite precedenti. La prima partita in casa con lo Slavia. Certo. No, è perché a Dortmund vinceva 2-0 a 10 minuti alla fine. Appunto. Ha preso 3 gol in quarto d'ora. Anche lì. E lì ritorna il mio argomento sulla difesa, perché è una grande difesa, non prende 3 gol gli ultimi 15 minuti. Nascondo perché il pallone sotto la maglia. Le nostre difese, Giorgio, ti mettevano in tasca, Gentile che per me è il massimo, pallone non lo vedevi ti metteva più in tasca, ti portava lì alla bandierina, diceva o smetti di giocare oppure ti faccio smettere,
Invece questi lì in 15 minuti prendono 3 gol a Dortmund, è una roba che non esiste. Claudio, lo ha infilato nel discorso Angelo, ma ti vorrei chirurgo preciso. Buona notizia per la Fiorentina questa sconfitta dell'Inter per domenica? Bisogna vedere. Effettivamente, come diceva Angelo, ci sono state due Inter quest'anno. Quella del campionato che forse ha un po' sbagliato l'approccio nella partita con il Parma, ma le altre partite le ha fatte con il coltello tra i denti, tra l'altro, e giocando, vincendo spesso. E quella invece in Europa, a partire dallo Slavia Praga, che era sicuramente quella la partita da vincere, che forse avrebbe anche cambiato poi tutta l'impostazione del resto del girone, dove mai l'Inter è stata così apatica, così superficiale come anche a Barcellona caso. Ti ricordo che a Barcellona, anche a Barcellona però Barcellona... lì ci fu un crollo fisico, perché fu un buon l'approccio a Barcellona è stato buono, e anche l'arbitro ci fu l'arbitro lì, qui ci sono delle scusanti. Con lo Slavia Praga non ci sono state scusanti, con il Dortmund lo stesso, anche se lì l'approccio era buono, però il crollo è stato un crollo mentale che nelle 15 quante sono state partite di campionato che ci sono state fino ad ora, l'Inter non è neanche mai dato il segnale di arrivare a un crollo del genere, anzi l'ha sempre recuperato quando era un po' con la Roma ha dato un po' segnale. Ma con la Roma 20 minuti la Roma l'ha messa, io l'ho vista, però la Roma non ha mai superato la tre quarti, cioè poteva anche essere giocate voi, non ci si riposa un attimo e poi dopo si ricomincia a giocare noi, non si sono mai avvicinati, quindi probabilmente è vero che c'è anche proprio una questione di... Del resto Conte è uno che trascina la squadra, che permea la squadra del suo carattere e della sua voglia di fare, e probabilmente, chissà perché, in Europa non riesce... C'è un'altra, c'è il gemello sfigato, via, che gioca. Quindi ecco, tornando alla domanda che mi hai fatto te... bisogna capire se è più forse la voglia di rivalsa dell'Inter, dei tanti campioni che ha, o più la delusione. Io penso forse sia più la voglia di rivalsa, visto come si è comportato fino ad ora in campionato. Max, buona notizia. Secondo me più cattiva notizia, però bisogna... Ti aspetti un Inter incavolato? Probabilmente sì, un Inter formato campionato, quindi un'Inter diversa da quella vista in Europa, anche se rimangono le stesse problematiche, perché il centrocampo che ha giocato ieri sera sarà anche contro la Fiorentina. Se io fossi l'allenatore della Fiorentina lo faccio sfogare 20 minuti e poi gli faccio due punturoni una dietro l'altra, perché dopo 20 minuti lo parte a 1000 e poi dopo 22 schianta e gli faccio due punturoni. Il problema se è la Fiorentina affronta a viso aperto, il problema è che il vero problema sarà la Fiorentina. Se la Fiorentina affronta a viso aperto con quei due attaccanti, perché là il problema è questo, ha due attaccanti così forti fisicamente che se scavalca il centrocampo e la Fiorentina pensa ad attaccarli, sono guai grossi, perché quelli uno contro uno sono fortissimi. Ma se la Fiorentina sta nella sua metà campo, ecco, ci fosse Paolo Sosa, lui l'asfalta, perché l'aspetta qua, ogni volta in contropiede gli fa due punturoni dopo 20 minuti. Roberto, tu che sei l'osservatore dell'ONU, bene o male per la Fiorentina? Io l'ho già detto, scusate, domenica scorsa, lo ripeto ora. Parziale finale 2-2. È vero, questo è. Lo ripeto, parziale finale. Cioè alla fine del primo tempo vince l'Inter, alla fine della partita vince l'Inter per Roberto Benedetti. Io no. Giusto? Io metto uno fisso domenica, perché a Firenze è un bagno di sangue. Io sono più per il 2, purtroppo. 2. In questo momento. Claudio? La Fiorentina non segna solo? Un segno solo, 2. 2 di speranza. Michele? Ma sulla carta non dovrebbe esserci partita, quindi al di là degli esiti fisici della partita, degli esiti mentali della partita di Coppa, credo che l'Inter sia largamente favorita, anche perché la qualità, è vero che bisognerà vedere come è stata attutita la botta, però da quest'altra parte c'è sempre Montella. Io ho la sensazione che domenica sia più dalla parte di Angelo. I primi messaggi da Martina. Ma te lo dici da paura, dai. E poi andiamo in pubblicità. Vai, Marti. Ormai lo sappiamo. Vai, Marti. Il primo messaggio è di Tiziana. Ci augura buonasera, sempre i miei complimenti, ci fa, la ringraziamo. E dice: i tifosi dell'Atalanta sono enormemente soddisfatti e orgogliosi della propria squadra.
Noi invece dovremmo solo preoccuparci di non retrocedere. Eccoci. Che tristezza, Tiziana. Addirittura siamo già arrivati sul non retrocedere. Ne parliamo tra un attimo, subito dopo la pubblicità. Giovanni Testa, a te. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Hai già deciso come festeggiare le prossime vittorie della Magica Viola? Passa dal Punto Pirico, dove trovi tutto, ma proprio tutto, per dare un tocco di colore al tuo tifo. Fuochi d'artificio, scritte luminose, spettacoli pirotecnici, fumogeni a partire da 3 euro. Zeus a 9 euro la confezione. I prezzi più bassi di tutta la Toscana. Da noi niente colpi gobbi, ma sconti per tutti e un ulteriore 20% a tutti i tifosi Viola. Vieni a trovarci in via di Peretola 24, a due passi dall'uscita a Firenze Nord. Chianti Banca Famiglia. Più banca in famiglia, più vantaggi per tutti. Chianti Banca 2020. La tua famiglia, i nostri auguri. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Per vendere un immobile, basta davvero pubblicare le foto sui portali immobiliari e acquistare così la massima visibilità? Oggi chi cerca casa non usa soltanto i portali immobiliari. Naviga su Google, utilizza i social network. Si affida ad agenzie immobiliari che hanno una buona reputazione, un sito internet aggiornato e ricco di informazioni. E comunicano con credibilità e autorevolezza. Luca, il nostro agente immobiliare, si accorge di non avere una buona visibilità sul web. Fino ad oggi si è rivolto a tante aziende diverse e ciascuna gli ha fornito il proprio servizio. Ma i software e i servizi acquistati da Luca non sono sincronizzati e non dialogano tra loro. Luca non è riuscito quindi ad ottimizzare la propria comunicazione. Anzi, ha disperso tempo ed energie. Luca si domanda se esiste una soluzione. Vorrebbe un consulente che lo aiutasse nella scelta dei canali e degli strumenti di comunicazione più giusti per lui. C4Web, la Digital Business Unit di Pagine C, ha sviluppato un progetto espressamente dedicato alle agenzie immobiliari. Un sito web customizzabile sulle esigenze del cliente, sincronizzato con un gestionale online per pubblicare anche sui portali immobiliari. Servizi per la web reputation e l'identità digitale. Comunicazione e advertising nei social network. Un magazine immobiliare. Soluzioni digitali per la ricerca di immobili da vendere. Tutto integrato. Così il nostro agente immobiliare può concentrarsi sul proprio lavoro, quello che sa fare meglio, vendere gli immobili. Una cosa credo che si possa essere tutti d'accordo, parto da Massimiliano Martini, tanti complimenti all'Atalanta. E è un punto d'arrivo o è un punto di partenza questo? Ma io penso soprattutto un punto d'arrivo, visto anche... Cioè, agli ottavi
nebbia. Ma, dipenderà sicuramente dal sorteggio, gli auguriamo il meglio ovviamente all'Atalanta. C'è un Lipsia che gira. Ecco, Lipsia gira, per cui Valencia. Anche con Valencia, è vero. È sesto in campionato. Poi analizzeremo, vero? Sai perché ti ho fatto questa domanda, Massimiliano? Infatti poi andiamo subito a vedere. Perché mi ricordo che spesso e volentieri nelle analisi Viola, ma cosa volete che sia, l'Atalanta è molto peggio della Fiorentina. Sì, ma anche nelle analisi di inizio Champions, se vogliamo, no? Perché aveva preso questa clamorosa imbarcata con i croati subito, poi insomma gestione di partite forse non al meglio delle possibilità, e poi invece è cresciuta un girone che gliel'ha permesso, perché ovviamente gli avversari non erano così di grandissimo livello, però è una grande impresa relativamente al fatto che l'ha compiuta l'Atalanta. Io non sono d'accordo su questa volta analisi, perché credo che l'Atalanta bisogna riconoscergli una cosa, intanto che è una società che ha costruito in questi anni un progetto serissimo, ha uno stadio per conto suo che lo sta finendo, sono anni che diciamo che l'Atalanta si schianta, prima è andata in Europa League l'anno prima e naturalmente poi si schianta, non arriva, e l'anno scorso è andato in Champions. Quest'anno ha perso un po' di punti per le prime partite di Champions, si è ripresa subito, è una squadra che gioca benissimo, secondo me non è un progetto che si ferma. Tutti gli anni vende 3 o 4 giocatori, li rimpiazza con dei giovani importanti che va a cercare anche in Europa, perché non ha solo italiani, e secondo me non sono d'accordo che si schianta. Sicuramente non ha la squadra per andare fino in fondo in Champions, anche se poi nel calcio noi abbiamo visto l'anno scorso l'Ajax, ho sentito i parrucconi, no? A parte 2 giocatori che erano 2 fenomeni, De Jong e De Ligt. Traduco per chi non è abituato a sentir parlare Angelo Polina: i parrucconi sono, secondo lui, coloro che parlano, incensano, sproloquiano. Di calcio non sanno niente, no? Volevo arrivare a questo. L'anno scorso ho sentito dire che l'Ajax era l'elezione di calcio, io dissi solo Allegri poteva andare fuori. Non a caso giocano col Tottenham, 20 minuti alla fine, poi mette un certo Llorente, che è uno dei più forti che c'è, in 20 minuti gli fanno 3 gol. Perché basta uno studiava un attimino, l'avevo capito. 2 se li sono fatti adesso. Sì, ma basta studiare un attimino, che se metti una torre in mezzo, l'Ajax l'aggredisci, va in crisi. E infatti l'Ajax è andato fuori, perché quelli sono i parrucconi che parlano così tanto per parlare. Ma l'Atalanta, vedi? Sì, esatto, i parrucconi. Invece l'Atalanta, ecco, parrucco, sono quelli che parlano, sproloquiano di calcio. Cercare nella fisionomica di ognuno che si fa. Un gioco stupido per persone intelligenti. Non è che calcio si può parlare tutti così. E allora l'Atalanta invece secondo me ha un progetto serio di continuità. Ha un'ottima allenatore. Senza dubbio. Fondo alla Coppa dei Campioni. No, fondo alla Coppa dei Campioni, un altro par di mani. Quando ha incontrato una squadra che non ha mai vinto la Coppa dei Campioni, ha acchiappato 5. La chiappa di 5 e qua ha fatto 1-1. 1-1, sì, era come il Barcellona ieri sera. Si trova sempre le scusanti. Il problema è che le scusanti, si trova le scusanti. Sono 4 anni, l'Atalanta non deve qualificarsi, sono 4 anni che sta lì. E secondo me anche quest'anno farà un grande campionato. Perché poi è vero, qualcuno dice, no, ma non c'ha tanto le riserve. Ma vi ricordo gli mancava Ilicic, Zapata. Oggi ha giocato con un certo Ibañez. Voglio dire, gli mancavano 4-5 giocatori infortunati, non è vero, non tutte queste io penso che l'Atalanta sia un'ottima squadra che può andare avanti, se in base all'accoppiamento può andare ancora qualche turno avanti, e per loro è un grandissimo risultato, perché vorrei ricordare che il Napoli è la prima volta con Ancelotti è andato agli ottavi, che hanno fatto tutti lo sgombro in questi anni, mangiano lo sgombro e vanno a casa, e lui l'ha portata lì, penso che questo gli vada riconosciuto, e non sono allora, d'accordo che vediamo le qualificate in modo tale da capire più o meno chi possa arrivare con chi. Grande lavoro. Sono già accoppiati così, guarda. Sì, ora vedrai. Grande lavoro. Ti piacerebbe Juventus Lione, accoppiati così. Ah. Grande lavoro di Giovanni Testa. Cosa c'è? Cosa vuoi? Verranno accoppiati Paris così. Paris Saint-Germain Atalanta. Lo dico io perché questa linea porta bene. Già. Paris allora, le prime classificate che sono... Valencia Atletico Madrid non è possibile, tanto per cominciare. Oh, perché sono lo stesso giro. Sì. E poi non possono esserci derby. Per cui Barcellona, Bayern, Juventus, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain e Valencia possono pescare tra Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, Napoli, Real Madrid, Tottenham, Atalanta e Atletico Madrid. La Juve l'unica cosa certa che sa è che non potrà trovare... Nell'Atletico, nell'Atalanta e nel Napoli. La Juve è ridotto. Perché la Perché l'Atletico non ha perso il giro. L'Atalanta è italiana e il Napoli italiana. Per cui Borussia, Dortmund, Chelsea, Real Madrid e Tottenham. Secondo me è Juventus e Real Madrid subito agli ottavi. Sarebbe bellissimo. Borussia, rischio, Dortmund, Chelsea, Lione, Tottenham. Anche Lione, Tottenham e il Real Madrid. Ci sono delle belle mine paganti. Io penso che sia a questo turno Juventus e Lione. E dopo ci tocca il Manchester City, che lo voglio.
e poi voglio il Liverpool, perché sennò, no, ma se hai detto che va fuori subito, scusa, se, Angelo, ma poi si va fuori, ma si va fuori, no, hai detto, no, non ho detto, no, scusa, sennò tu, domenica, domenica scorsa hai detto che la Juventus andava fuori col Valencia, per tua fortuna il Valencia ha vinto il girone, quindi un po' andato fuori, lo vedi, hai capito, lo vedi, allora ti dico, va fuori, è vero, Giorgio, grande memoria, il Manchester e il Liverpool, dopo va fuori, Manchester United va fuori in semifinale. E poi va fuori. E poi nasce. Claudio, vinci l'Europa League? Ma, bisogna vedere cosa succede. Domanda, cioè, no, due cose. Ti baratto la domanda e poi rispondi come ti pare. Baratti la vittoria in Europa League per non arrivando nei primi quattro? No, assolutamente. Cioè, e io credo che vinci l'Europa League, vai in Champions, eh. Io credo, però, la Supercoppa, io credo che la, con la rosa, con i, almeno che a gennaio non vengano fatti degli inserimenti, sì, l'Inter non sia in grado di competere fino alla fine della stagione per il campionato e per una competizione che poi l'Europa League ha un turno in più, il sedicesimo, ha un turno in più, ragazzi. È un turno in più e poi dai quarti in poi di solito si comincia a affrontare squadre che siamo a livello di Champions, non è sicuramente una passeggiata, lo sta dimostrando insomma in questo periodo, c'ha gli uomini contati, ci sono stati gli infortuni sicuramente, ma c'è una panchina estremamente corta. Quindi ieri sera se non vinci l'Europa League e arrivi nelle prime quattro, per te è una buona stagione dell'Inter, cioè non vinci una forca, io è una buona penso stagione. Secondo me che forse una delle prime due può arrivare l'Inter, io credo che una delle prime due, che no, può prima giocarsi arriva la Juve. Vabbè, però prima se lo può giocare Roma, Lazio, Inter, comunque se, e Juve, se l'Inter si vuole giocare lo scudetto terzo, deve pensare almeno all'Europa League, quello di sicuro. Ma sì, ma si è visto, ho capito, anche ma ieri. Se, questa rosa. Però scusate, se io fossi un dirigente dell'Inter fuori dalla Champions, la priorità assoluta diventa il campionato. E certo. E quindi e poi Conte vuol dire vincerlo. Cosa? Sì. Vuol dire vincere. No, provare a vincere. La priorità assoluta vincere, diventa il campionato. Cioè, poi dopo l'Europa League si guarda, se uno fa un po' di turni facili, si guarda quel che succede. Noi teniamo conto che l'Inter gli ultimi 2-3 anni, a gennaio già, non pensava più, forse già a dicembre, non pensava più allo scudetto. Già arrivare a giocarselo fino alla fine del campionato, secondo me anche per i tifosi, per la società. A meno che succeda come a Mancini, che era a testa del campionato a dicembre e poi a gennaio era ottavo, ma insomma può anche succedere. Massimiliano, hai visto la stranezza del mondo Juve? Che la crisi di Conte mette sotto silenzio comunque anche quello che stasera ha dimostrato la Juventus, cioè di non essere brillante, di avere dei problemi. Sì, anche perché in campionato la Juve è in crisi. Meglio Conte. No, ma la Juve è in crisi perché i numeri dicono questo. Ronaldo ha fatto 22 partite fra le coppe per la nazionale, ha fatto 18 partite e 21 gol. Infatti è molto in crisi, perché normalmente ne fa 40 dopo 20 partite, secondo me c'è una crisi forte nella Juve, ha perso una partita ma sola. Non è brillante. Non è brillante, anche stasera. Gioco. No, ma poi ha vinto. Angelo, sai qual è l'unica cosa stonata della Juve che mi fa riflettere? È che ha pareggiato a Firenze. Non so, ma lì era già passato. C'era le mani a me sembrava il Bari, ma insomma. Oppure il Bari. Ma detto questo. Ha segnato Icardi, eh? Ma certo, Icardi è uno che è troppo forte. La Juve è molto in crisi, secondo me è molto in crisi. Infatti c'è uno stabilimento hanno aperto per le squadre in crisi e c'è la fila. Ora la tocca anche alla Juve perché quell'altro hanno perso tutti. Qual è lo stabilimento? È Montelupo. Ah, ho capito. Michele Tossani, ti aspettavi l'esonero di Ancelotti? Auspicavi l'esonero di Ancelotti? Ti ha fatto godere l'esonero di Ancelotti? No, non esageriamo. Francamente non me l'aspettavo perché pensavo che comunque il rapporto si sarebbe concluso o esaurito a fine della stagione. Fra l'altro è stata ancora un'uscita elegante del presidente, noi sappiamo essere maestro di bontone e di eleganza, l'abbiamo sentito anche oggi durante la conferenza stampa, ha mandato l'allenatore in conferenza dopo la partita di ieri, dicendo, l'allenatore aveva detto, Ancelotti aveva detto, ci sentiremo domattina per vedere il da farsi con il presidente, e lui nel frattempo aveva già firmato tutto, ha detto, già domenica che ha firmato. Alle 11:40, quindi circa 24 ore fa precise, è uscito il comunicato che era stato già esonerato. Certo, il biennio o un anno e mezzo di Ancelotti al Napoli è stato negativo, questo è oggettivamente fuori discussione. Ha portato la squadra
al turno successivo di Champions, sicuramente. In campionato l'anno scorso è arrivato a 20 punti, poteva arrivare anche di più se la Juve non avesse smesso di giocare nelle ultime giornate, perché ormai aveva già lo scudetto assicurato, con una squadra ancora più forte di quella di Sarri. Quest'anno la squadra ancora peggio, addirittura settima, ottava, parco giocatori depauperato, giocatori che cambiano ruolo, cioè non sapevano in che posizione giocare, una coppia d'attacco non si sapeva mai qual era, Fabian Ruiz era un gioiello spostato a destra, a manca, in varie posizioni. È stato sicuramente un biennio deficitario, ma questo a detta di tutti, non è che lo dico solo io, lo dicono tutti. E vediamo ora che il Napoli ha preso un allenatore ancora in carriera, non un ex, e vediamo se i giocatori dovessero improvvisamente ritirare sulla squadra, a quel punto ci si dovrà fare delle domande su se qualcuno lo ha mollato Ancelotti o che cosa è successo, perché cosa è successo di preciso ancora non è stato molto chiaro, anche tutta la storia del ritiro. Ma che hanno mollato, Michele, che hanno mollato Ancelotti l'ha detto Zielinski ieri sera. Ha detto Ancelotti grande allenatore, abbiamo vinto una bella partita, ma noi guardiamo al campo e guardiamo avanti. Allora. Prima del comunicato ufficiale dell'esonero, cosa doveva dire? Era già chiaro. Prima della partita. Ancelotti È ingiusto definire, vedi il calcio, è ingiusto definire, perché prima di parlare Ancelotti uno si deve comprare 5 kg di varichina, sciacquarsi la bocca e poi ne parla. Basta tanto un verde, varichina fa male, dai. Perché uno che ha vinto tre Champions da allenatore. Ma l'ha vinto nel 2004, 15 anni fa. Ha vinto in tutti i casi. Allora, è andato in Inghilterra. Allora anche Beckenbauer, è andato a Parigi anche nel 2004. È andato in Germania, ha vinto. Perso uno scudetto, è andato in Germania, hanno cacciato. L'anno dopo però ha vinto lo scudetto l'anno prima. È andato al Real Madrid e ha vinto lo scudetto e la decima Coppa dei Campioni. Ora, detto questo, poi uno può parlare di tutto di calcio. A Napoli non passavano gli ottavi, se lo scordavano, dicono scordiamoci il passato. È passato l'ottavo in carrozza, dando uno schiaffo ai campioni d'Europa. Dopodiché cosa fa questo, perché mette contro l'allenatore, l'ambiente, i giocatori? Cioè, io sono contento che vada Gattuso, perché a qualche giocatore non faccio il nome, che mi sta proprio antipatico. Credo gli faccia due occhi così Gattuso, mentre Ancelotti è uno buono, ma Gattuso attacca al muro e gli fa due occhi così, perché là ci sono due o tre giocatori che ecco qual è la presidenza e la società, doveva già cacciare via quest'anno. Cioè lui, giocatori o allenatore? Due o tre giocatori del Napoli, doveva cacciarli via. Non c'era, doveva ingaggiare. Perché doveva cacciarli via, perché quello è un ambiente che alla fine diventa marcio se li tieni troppi anni là che non vinci, perché si lega Caleon, Mertens, Insigne, questi via. Ma doveva cambiare questi, perché è la verità, squadra. Perché questi doveva cambiarli. È andato via quell'altro, come si chiama? Quello con la cresta, Amsix, che forse era il migliore di questi qui, sapendo, come dicono i giornali, perché era proprio in contrasto con questi qui, perché là c'è una cricca e finché tu le mandi via, ora con Gattuso rischiano, perché va via Gattuso, va via loro, ma Ancelotti, parlare di Ancelotti così, secondo me è sbagliato. Io quello che penso, perché è stato uno dei grandi del calcio, continua a essere un grande del calcio. Lo è stato, però lo diciamo nelle ultime stagioni non è che abbia ottenuto questi grandi risultati. Ha vinto la Champions col Milan nel 2007 e con Real Madrid l'ha vinta tre anni dopo. Nel 2010, ma siamo nel 2020. Siamo nel 2019. Diciamo, probabilmente non è più la sua stagione, però... Diciamo che è altrettanto incredibile il fatto che dopo una qualificazione... Via uno una qualificazione... Deve essere successo qualcosa di grave, ecco. E dopo aver sentito parlare il presidente stasera in questo modo, che a me un po' di simpatia mi rimane, rimane un po' simpatico, perché tiene i bilanci in pari, è furbo, intelligente, riesce a... Ci guadagni. Però dopo averlo sentito stasera, ti devo dire la verità, Ancelotti, signora, se ne vada, perché ha ragione. Ci può stare un ambiente come che è no, marcio, probabilmente no, anche quello. Perché ti porta in Europa per la prima volta sul grande palcoscenico, sicuramente potrebbe andare anche avanti. Uno come Ancelotti, che in Europa ne capisce di calcio, perché ha brigliato anche l'anno scorso uguale. Vi vorrei ricordare che l'anno scorso nel girone è andato fuori per differenza reti, ma ha brigliato uguale. Questa è la pagina del Corriere Mezzogiorno, Ancelotti revocato l'incarico. Da un'altra parte, poi vado da... Però il Corriere del Mezzogiorno è l'edizione napoletana del Corriere della Sera, sì. Non è il Corriere Mezzogiorno di Napoli. Eccolo qui. E oggi arriva Gattuso, terrone brutto e nero che piace al presidente. Ma il virgolettato chi l'ha detto? Che cosa? Presidente.
Questo è il titolo. Abbiamo fatto un mazzo tanto a Zazzaroni per il Black Friday. Vorrei sapere cosa diciamo a questi signori. Sì, ma Giorgio, quello che hanno fatto anche a Zazzaroni, lo vogliamo dire. Oggi c'è un buonismo a giro per il mondo, perché le cose, una cosa è il razzismo che combattiamo da una vita, e quello credo che... E su questo non ce ne sono. Non ce ne possiamo anche discutere, è già sbagliato, perché quello lo combattiamo comunque. Zazzaroni fa... Non siamo razzisti. Intanto bisogna capire il titolo, da dove nasce, perché è nato quella roba lì, che è nato allora a Los Angeles, aveva tutta una storia, che la gente parla, ma non sa niente. Gli fanno tutta una guerra, ha fatto un titolo, che poi è un titolo, può essere discutibile. Una battuta. Oh, se è fatto, ci sono quei buonisti, che a far di conto sono insopportabili, sono cialtroni, cenciaioli, che per forza... Manca, devono... manca un terzo. E straccioni. E a cattoni. Che fanno questa roba V, come questo V, questo fa un titolo. Allora questo V che si dovrebbe dire? Perché si è fatto quel titolo lì, perché si parlava in quel modo, a Zazzaroni hanno fatto... E questo V che scrive questo titolo V che dovrebbero fare? Nessuno ne parla, comunque, perché ha ragione Giorgio, ha fatto bene a farlo. Ma quella di Zazzaroni era proprio cascava, che era il Black Friday. Giocavano di venerdì Inter Roma, e voleva esaltare lo scontro fra due giocatori. Manchester. Guarda caso, tutti e due di colore. Sì, va bene, ma che vuol però... dire? Infatti io non... Perché allora che Gattuso di colore gli scrivono in questa maniera, questo qui non è razzismo. Ma a meno che. Ecco perché è un virgolettato. Però... ancora di più. Oh, non ha detto negro, ha detto nero. Nero, sì, certo. Michi, cosa volevi dire? Tu ritorni sul campo. No, io volevo dire che Ancelotti è stato un grandissimo allenatore. Ha inventato. Può darsi anche che domani vada in una squadra, risorga, però io mi devo attenere a quello che succede oggi. Dicono il Tottenham. Ieri sera parlavano del Tottenham. Tottenham c'è Mourinho, l'ha preso ora. No, l'Arsenal. Chiedo scusa. Perenne problema con l'allenatore. Chiedo scusa. Può darsi, vada l'Arsenal. A tutti e due la giacca bianca, ogni tanto stanno a Londra. Scudetti e Coppe di Lega glielo auguriamo. Però io dico, lui ha vinto la decima con Real Madrid nel 2014, da allora la carriera è andata in declino. E a Napoli ha fatto fiasco, questo è sotto gli occhi di tutti. Poi che sia stato, sia un grande allenatore, si può dibattere, è ancora un grande allenatore, è ancora un maestro, è stato, lo è, quello che ci pare, ognuno può avere la sua posizione. Calcio Giorgio, bello, lui l'ha vinto, l'altro non l'ha mai vinta ancora. No, io ce n'avevo uno l'anno scorso, ho capito, ma anche Trapattone l'ha mai vinta, ci ha portato volte in finale. Ho capito, ma anche Trapattone ha vinto la Coppa Campione, allora chiamiamo Trapattone e affidiamogli una squadra. Cioè, io dico che Ancelotti al Napoli, con una squadra più forte di quella di Sarri, ha fatto fiasco. Perché più forte? Perché Xabu aveva dei giocatori che Sarri non aveva a disposizione. Tipo Higuain? No, aveva... No, allora, per esempio, non lo so. Allora, innanzitutto aveva Fabian Ruiz invece di Hamsik. Hamsik era un ex giocatore, tant'è vero, andava a finire a giocare in Cina. Aveva Milik sano. Gli hanno portato Llorente quest'anno. Aveva una squadra più forte. Manolas doveva essere il difensore che doveva risolvere qualcosa. Sì. Ma non là non ne parliamo, perché sennò Angelo chiama il 118. Anche se siamo tardi, ma però poi io lo sai com'è. Se guardiamo l'anno scorso, il tempo è Michele, e quest'anno la squadra era più forte di quella che aveva Sarri. È arrivato 40 punti, 20 punti l'anno scorso e altri 20 quest'anno. Secondo me il Napoli non è più forte che quello di Sarri. Comunque, a proposito di Manolas, che prima c'era Sarri. A proposito di Manolas, ti voglio raccontare un aneddoto estivo. Io esco e trovo un gruppo di tifosi juventini, i quali mi fanno alcune domande, dice: ma se la Juventus prende Manolas, dico un minuto, vi passo Angelo. Basta, siamo a posto così. È vero o no? Marti! I primi messaggi sulla Fiorentina riguardano la partita di domenica. Sì. Alessio D'Appraso ci dice meno 10 punti con Montella, anche se non è l'unico responsabile. Per quanto peserà la presenza o l'assenza di Ribéry? Questa è una bella domanda, perché siamo sempre al solito discorso della cazzimma in campo, dell'esperienza. Non lo so, Ribéry si allena anche di notte, non lo so, vedremo, abbiamo tempo per discutere da adesso in poi. Vi saluto e vi ringrazio per aver dato vita a questa serata, perché subito dopo la pubblicità, per fare un favore e un piacere soprattutto a Michele Tossani, abbiamo ritagliato l'inizio della conferenza stampa di Rino Gattuso, perché l'effetto domino di Gattuso al Napoli si scatena anche sulla Fiorentina. Gattuso era uno dei candidati alla sostituzione di Montella, ora sembra che le azioni di Spalletti siano in rialzissimo.
Sempre che accetti, però. Sempre che gli diano i 450.000 euro al mese e lui piglia. È tutta una cosa molto più complicata che comprende anche il movimento a gennaio di Enrico Chiesa all'Inter, ma è tutta una cosa di cui eventualmente parleremo. Grazie a Roberto Benedetti, grazie, ciao Roby. Grazie a Angelo Poglia, ci vediamo domenica sera su Fiorentina Inter. Grazie a Massimiliano Martini, grazie sabato pomeriggio su Spazio della B, grazie. Grazie Claudio a te, Vannacci, grazie, è stato un piacere. Grazie. Ti auguro migliore forte sorte con, con l'Inter. Miki, ciao, domenica, sabato non ti vedo. No. Ti vedrò poi. Pausa. Grazie a Martina Falciullacci. Grazie a te Giorgio, buona pubblicità e poi dopo la conferenza stampa di Rino Gattuso. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Data Medica Montecatini. Dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica. Ambulatori specialistici convenzionati e privati. Centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle Terme di Montecatini. Data Medica Montecatini. Disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Tuteliamoci è un'associazione a carattere nazionale che svolge azione di tutela nei confronti del consumatore verso comportamenti scorretti o lesivi dei diritti fondamentali previsti nel codice del consumo, nelle leggi speciali e nelle normative europee. Acqua, energia, gas, viaggi, sanità ed altro ancora. Scopri di più su associazionetuteliamoci.it. A Firenze si festeggia il Natale. Torna il prestigioso e storico Mercato di Piazza Santa Croce. Dal 23 novembre al 22 dicembre 2019 con 50 stand da tutta Europa. Per informazioni visita il sito www.mercatoeuropeo.net/Natale Santa Croce oppure seguici su Facebook. Pasticceria La Gioconda augura a tutti i suoi clienti un dolce Natale e un felice anno nuovo. Chianti Banca Famiglia. Più banca in famiglia. Più vantaggi per tutti. Chianti Banca 2020. La tua famiglia. I nostri auguri. Allora, buonasera a tutti quanti, mi sembra doveroso ringraziare Ancelotti che ci ha seguito finora, io rimango suo amico, lo ero prima, rimango ora. Tra noi c'è un rapporto limpido, sincero. Mi dispiace che ho letto da qualche parte firma di una signora che non conosco, che probabilmente naviga poco nel mondo del calcio, che tra me e Ancelotti ci siano stati dei dissidi, dei dissapori, dei contrasti. Tutto ciò non è vero, l'ho più volte rinnegato. Mi dispiace che le cose siano andate così, però molto spesso tra marito e moglie ci si divide, ci si divorzia, ma si mantengono buoni rapporti. Noi non siamo né marito né moglie, siamo due persone che hanno lavorato insieme coltivando un sogno, ci si è svegliati all'improvviso
e a un certo punto, con grande responsabilità, io, per non rovinare nemmeno il suo, diciamo, ambitissimo palmarè di vittorie straordinarie nella sua professione, ho cercato di salvaguardarlo e di dire: caro Carlo, ormai è arrivato il momento che bisogna dividerci e ognuno deve andare per la propria strada. Io non mi fate domande perché non vi risponderò, quindi vi prego con educazione, non me lo fate ripetere perché tanto dirò no comment, nemmeno una, perché tanto ci avremo tempo. Scusate, oggi è il momento di Ringhio Star, va bene? Bello, Ringhio Star potrebbe essere una nuova denominazione inventata qui a Napoli, capito? E allora, lui è uno che non ha bisogno di presentazioni, però ha bisogno di avere da voi delle sollecitazioni e di darvi delle risposte, perché uno che ha molto, credo, assimilato nel passato, guardandolo, il Napoli osannato da Arrigo Sarri, e lo ha applicato anche al Milan, guarda caso, cercando di fare meglio di quanto si potesse fare raccogliendo i cocci in quel momento e arrivando addirittura quinto. Quindi io ve l'ho introdotto, adesso sta a voi sottoporlo al vostro tiro a bersaglio, positivo, non negativo. I colleghi sono tutti di massimo livello e quindi sicuramente non faranno domande a te. No, poi anche se me le fanno gliele rimando al mittente. Non abbiamo alcun dubbio. Vabbè, posso. Eccomi, buonasera, Massimo Golini, Sky Sport. Volevo chiederle perché e quando ha detto sì al Napoli. Perché è facile, il Napoli negli ultimi 10 anni è protagonista in Italia, protagonista in Europa, è una grandissima società. Penso che questa squadra, anche se in campionato sta attraversando un momento non positivo, è una grande squadra, è una squadra che a livello di giocatore, a livello di qualità, a livello di ogni singolo giocatore mi piace tantissimo. Sono funzionali tanti giocatori, anzi quasi tutti i giocatori, il 99% di questi giocatori sono funzionali a quel tipo di calcio che mi piace e che voglio fare. E quando siamo visti, voi sapete che non dico bugie, la prima volta che mi sono visto col presidente è stato domenica, ho fatto 6 ore ad andare, 6 ore a tornare in macchina, perché se no mi beccavate. Ho fatto una giornata 12 ore con mio secondo, l'ho visto negli uffici della Filmauro domenica alle 21:30 per la prima volta. Senta, le chiedo anche come ha gestito da domenica a martedì questo discorso, ovviamente questo contatto con pensando a Carlo Ancelotti, pensando alla persona verso la quale ha un profondo rapporto, se vi siete sentiti poi successivamente, come ha vissuto questi giorni? Siamo sentiti stamattina, volevo chiamarlo già ieri sera, però sapevo che era accompagnato da sua moglie, dai suoi familiari, ed era giusto lasciarlo tranquillo stamattina. Sono stati 2 giorni non facili, non solo ho vissuto 2 giorni non facilissimi, sapevo che dovevo affrontare la discussione, dovevo chiarirmi con Carlo, dire perché avevo scelto e dopo ho lasciato anche 3 o 4 componenti dello staff, e sono stati 2 passaggi che mi hanno un po' messo in difficoltà, però per l'ennesima volta Carlo oggi si è dimostrato, per me è stato un papà calcisticamente, mi ha fatto crescere, ho fatto più di 400 partite nella sua gestione, siamo riusciti a vincere tanto e anche in tutti questi anni, in momenti di difficoltà, perché 6 anni fa ho cominciato questo nuovo lavoro, e nei momenti di difficoltà l'ho sempre chiamato, sono andato alla ricerca di un aiuto, è sempre stato molto molto educato e gentile, si è messo sempre a disposizione, e oggi per l'ennesima volta ho avuto la riconferma, anche se non avevo bisogno della conferma dell'uomo che è Ancelotti, che è quella che si è spogliato, mi ha chiesto secondo lui pro e contro le cose dove
può migliorare questa squadra e penso che mi ha dato, per l'ennesima volta si è dimostrato un grandissimo uomo. Dico un'altra roba, non fate i paragoni perché per fare i paragoni con Ancelotti, Ancelotti ha vinto tutto nel mondo da, da allenatore. E io sono un ragazzo, un allenatore giovane, 41 anni e sicuramente devo ancora dimostrare tanto. Carlo ha dimostrato e spero di fare quello che ha fatto lui nella sua carriera, anzi il 10% di quello che ha fatto lui nella sua carriera. A tal proposito, qual è il subintero? Attenzione, perché stai lavorando con il Napoli. Il 10% della sua carriera. Se mi fai il 10% su a Napoli, sono dolori. Della sua carriera. Senta, a tal proposito, qual è il suo obiettivo stagionale? Grazie. Ma l'obiettivo stagionale è quello che negli ultimi anni, Napoli è una squadra costruita per andare in Europa e ripeto, l'obiettivo è, lo so che è difficile, ma è inutile che non ci giri intorno, ma no, non voglio alzare nessuna asticella, voglio essere obiettivo. Questa è una squadra che non può stare fuori dall'Europa, perché è una squadra di valore, sta attraversando un momento in campionato, come ho detto già prima, non positivo, però l'obiettivo è quello di recuperare i punti che siamo indietro da, da due o tre squadre e riuscire a, a centrare l'obiettivo della Champions League. Buonasera Gattuso, Pietro Pinelli, Mediaset. In eredità Ancelotti le ha lasciato un ottavo di finale di Champions, però un cammino in salita in campionato. Come si riparte? Testa bassa, lavorare, pedalare, riuscire a vincere le partite. Mancano due partite prima della sosta natalizia e prepararle bene e recuperare, perché questa è una squadra che deve, ha l'obbligo di provarci, ha l'obbligo di comandare le partite e di giocare un certo tipo di calcio. Cosa può dare Gattuso al Napoli e cosa la squadra deve dare a Gattuso? No, noi siamo, io penso che quando si parla di una squadra di calcio non si deve parlare solo quello che può dare solo l'allenatore, io so quello che posso dare, la squadra mi deve aiutare, la società mi deve aiutare e io devo aiutare le due componenti, che è la squadra e la società, ma dobbiamo viaggiare di pari passo e penso che oggi in questo momento dobbiamo perdere energie a fare delle robe che ultimamente si fa fatica e pensare solo al lavoro, come si può uscire da questo problema che è venuto fuori da due mesi a questa parte. Rai, sono qui, Fabrizio Cappella, Rai. Ha parlato di società, di giocatori, di squadra. C'è un'altra componente importante, o almeno l'è sempre stata a Napoli, che è quella del pubblico. Ultimamente c'è disaffezione, anche ieri una partita decisiva per il passaggio del turno, c'erano 20.000 persone allo stadio. Secondo lei come si può ricomporre questa, questa incrinatura con la gente? Con i risultati, con il senso d'appartenenza, con prestazioni importanti e riuscire a, a recuperare più punti possibile in poco tempo. Penso che la strada deve essere questa qua ed esprimere anche, riuscire ad esprimere anche un buon gioco, perché da, per tanti anni, anche l'anno scorso, ma anche a tratti quest'anno, il Napoli ha espresso un buon gioco e continuare su quella strada là. Gazzetta dello Sport. Buonasera Rino. Allora, una cosa che chiedo parallelamente al Presidente, non è una domanda, non è un chiarimento. Il rapporto contrattuale, se ci potete dire durata, impostazione, no cifre chiaramente. E poi al tempo stesso, già tu parlavi prima di staff, qualcuno è rimasto di Carlo, eccetera, se ci potevi dire. Ma a me c'è rotto, mi fate sorridere quando parlate di contratti. Per chi fa questo mestiere qua? È legato ai risultati, dopo contrattualmente sei mesi, un anno di opzioni. Capisci che noi siamo legati ai risultati. A me oggi, anche se il Presidente domenica con un mentore mi proponeva solo sei mesi, io sarei venuto uguale. Ma ti spiego perché. Perché è una grande opportunità, perché penso che questa squadra è una squadra importante, è una squadra di qualità, è una squadra che non potevo scegliere meglio per quel tipo di gioco che voglio provare a fare.